diciamo, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo diciamo, la decadenza delle espressioni antisistemiche che avete spiegato in questo libro, egemone nel secolo XX, i movimenti di liberazione nazionale, le espressioni politiche del movimento operaio, abbiamo conosciuto questi discorsi di fine della storia di Fukuyama e di fine della sinistra. È stata una sorpresa a livello mediatico l'esplosione di Seattle. Secondo te si può parlare di questo movimento come una nuova espressione di movimento antisistemico? Domanda difficile. Esiste un elemento antisistemico in quanto opposizione a un dominio capitalistico globale e soprattutto di distruzione di modi di vita e della natura e così via, che in un certo senso ha destabilizzato quella che era la tendenza alla globalizzazione attraverso nuove forme istituzionali come il WTO, com'è che si dice, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tuttavia, una cosa importante da tenere presente è che a Seattle in particolare esistono due tendenze, che è una tendenza di cui ho appena parlato, di opposizione a questo dominio assoluto del capitalismo. Dall'altro esiste anche un elemento protezionistico, particolarmente da parte di organizzazioni sindacali statunitensi che si opponevano al WTO come un momento di rafforzamento, diciamo così, della Cina e paesi del sud rispetto ai paesi del nord. Quindi esisteva una contraddizione a Seattle che non è mai stata risolta. Difatti la resistenza alla globalizzazione è una resistenza che ha due anime diverse. Un'anima devo aspettare? Sì, però bueno. Un'anima, diciamo così, nazionalistico-protezionistica, che è dei paesi del nord verso i paesi del sud, e esiste invece un'anima, diciamo così, più antisistemica. E poi la cosa più importante da vedere, non tanto a Seattle, ma poi anche a Cancun, dove si è visto, dove in effetti il processo di liberalizzazione tramite il WTO è stato paralizzato sia da un nuovo asse del sud e allo stesso tempo anche di un disinteresse degli Stati Uniti a continuare con quel processo. Quindi sì, esiste un elemento antisistemico, ma l'elemento antisistemico ha due tendenze, una di tipo nazionalistico-protezionistico del nord e una invece di rivendicazione del sud per una condizione di commercio più equo, diciamo così. E il movimento no global o il movimento è un po' preso in queste due tendenze, ecco, quindi ha le sue contraddizioni. La domanda che voglio fare adesso te la faccio perché ho letto che hai fatto parte del gruppo Gramsci in Italia. Se possiamo dire che è stata una interpretazione del concetto di egemonia che ha avuto una espressione di partito con la costruzione di un contropotere che poteva
permetteva a pensare un'alternativa socialista o antisistemica, diversa a quella espressione leninista che ha avuto la rivoluzione di ottobre, dopo la sconfitta in Italia, la sconfitta politica del PC, se possiamo dire che all'interno di questi movimenti i partiti hanno un ruolo abbastanza marginale, se facciamo una comparazione da quello che hanno significato prima, puoi pensare in un senso granciano nella costruzione di una nuova egemonia, controegemonia fuori dai partiti in questo movimento? Sì, però bisogna vedere dove e come. In effetti l'aspetto interessante, diciamo così, del Social Forum, di tutto il movimento che si è costruito attorno al Social Forum, che è un movimento, diciamo così, che non è partitico, è di una, in effetti di una unità sul programma che è definito di volta in volta, e quindi in un certo senso si può parlare, diciamo così, di un partito di Porto Alegre, che non è un partito a livello nazionale, no? È un partito a livello globale. Però anche il partito di Porto Alegre, poi bisogna vedere che quando il Social Forum è stato tenuto a Mumbai, esisteva una certa divisione, un tipo di gente che si presentava nelle due situazioni, no? C'era un tipo più occidentale, diciamo così, compresa anche l'America Latina, e dall'altro più uno spostamento dell'asse verso l'Asia, che a mio modo di vedere è il grande fenomeno degli anni 90, cioè se esiste una novità degli anni 90, non è la nuova economia, non è le varie cose di cui sono parlate, ma è lo spostamento del centro dell'accumulazione all'Asia. E quindi esiste anche un problema di vedere il partito di Porto Alegre in rapporto al nuovo asse sud che si è formato a Cancun, che continua a formarsi con alleanze anche di partiti al governo come il PTA, l'ANC e così via, che va dal Brasile a Sudafrica all'India e in un certo senso anche alla Cina, che crea una situazione nuova, e i rapporti, diciamo così, tra il nuovo asse sud, che è un rapporto fondamentalmente di governi e di partiti, rispetto a questo movimento che invece non è un movimento che tende a diventare governo tramite un partito. Ecco. Quindi è una situazione molto in flusso, dove esistono queste due tendenze, un movimento nord-sud, che sarebbe questo Social Forum, che taglia la divisione tra nord e sud, e poi esiste un movimento sud. Come si rapportano queste due cose è tutto ancora una cosa aperta.